E ben trovati nella mia soffitta. Oggi arriveremo alla fine del nostro viaggio, una meta importante. Oggi farò l'ultima lettura della Gabbianella ed è la lettura più importante della storia. E forse una delle letture più importanti che abbiamo fatto fino adesso. Quindi, ricordiamoci un po'. Abbiamo conosciuto questa gabbiana, che purtroppo a causa del petrolio non riusciva più a volare, però prima di morire incontrò un gatto, atterrò su una terrazza e c'era questo gatto nero che non mi ricordo. A questo gatto la gabbiana gli chiese tre promesse importanti: di prendersi cura dell'uovo, di farlo schiudere, di prendersi cura del gabbiano che nascerà, ma soprattutto, di insegnargli a volare. È una cosa difficilissima, immaginate per un gatto. Oggi siamo arrivati proprio in quel punto, quindi allacciamo le cinture e oggi si vola. Pronta per il decollo? Miagolò Diderot. Pronta al decollo? Annunciò Fortunata. Fortunata batté le ali, ritrasse le zampe, si innalzò di un paio di centimetri e subito ricadde a terra come un sacco di patate. Con un balzo i gatti corsero da lei. La trovarono con gli occhi pieni di lacrime. Sono una buona a nulla, ripeteva sconsolata. Non si vola mai al primo tentativo. Ma ci riuscirai, te lo prometto, miagolò Zorba, leccandole la testa. Riconosciamo che non siamo capaci di insegnarle a volare e che dobbiamo chiedere l'aiuto degli umani, suggerì Zorba. Non fu facile decidere con quale umano avrebbe miagolato Zorba. I gatti fecero una lista di quelli che conoscevano, ma li scartarono tutti uno dopo l'altro. Poi a Zorba venne un'idea. C'è un umano. Un umano strano, ma mi ispira fiducia, è un poeta. E cosa ti fa pensare che quell'uomo conosca il volo? Volle sapere il colonnello. Forse non sa volare con le ali di un uccello, ma ad ascoltarlo ho sempre pensato che voli con le parole, riprese Zorba, e prese la via dai tetti fino alla terrazza dell'umano prescelto. Ho bisogno di te, disse Zorba al poeta. L'umano aprì la bocca, si tirò un ceffone e appoggiò la schiena alla parete. Parli? Non parlo, miagolo, ma nella tua lingua, assicurò Zorba. Fra molti umani, noi gatti del porto abbiamo scelto te per confidarti un gran problema, perché tu possa aiutarci. Miagola, gatto, disse un malumano, e Zorba gli riferì la storia della gabbiana, dell'uovo di Fortunata e degli infruttuosi sforzi dei gatti per insegnarli a volare. Puoi aiutarci? Domandò Zorba. Credo proprio di sì. E questa notte stessa, rispose l'umano. Questa notte stessa, ne sei sicuro? Chiese conferma Zorba. Guarda fuori dalla finestra, gatto. Guarda il cielo. Cosa vedi? Esortò il poeta. Nuvole, nuvole nere. Si avvicina un temporale e molto presto pioverà, osservò Zorba. Ecco perché, disse l'umano, e ci sarà un gran vento che aiuterà a volare.
si dettero appuntamento a mezzanotte davanti alla torre. Una pioggia fitta cadeva su Amburgo. Venite tutti qua, tutte e due, disse l'umano, prendendo in braccio Zorba e Fortunata, e iniziò a salire una scala a chiocciola che sembrava interminabile. Ho paura, stridette Fortunata. Ma vuoi volare, vero, miagolò Zorba? Ho paura, mamma, stridette Fortunata. Zorba saltò sulla balaustra che girava attorno al campanile. In basso le auto sembravano insetti dagli occhi brillanti. L'umano prese la gabbiana tra le mani. No, ho paura, Zorba, Zorba, stridette Fortunata beccando le mani dell'umano. Aspetta, posala sulla balaustra, miagolò Zorba. Non avevo intenzione di buttarla giù, disse l'umano. Ora volerai, Fortunata. Respira, senti la pioggia. È acqua. Nella tua vita avrai molti motivi per essere felice. Uno di questi si chiama acqua. Un altro si chiama vento. Un altro ancora si chiama sole. Senti la pioggia. Apri le ali, miagolò Zorba. La gabbianella spiegò le ali. L'umano e il gatto la videro sollevare la testa con gli occhi azzurri. La pioggia. L'acqua. Mi piace, stridette. Ora volerai, miagolò Zorba. Ti voglio bene. Sei un gatto molto buono, stridette Fortunata avvicinandosi al bordo della balaustra. Ora volerai. Il cielo sarà tutto tuo, miagolò Zorba. Non ti dimenticherò mai, e neppure gli altri gatti, stridette lei, già con metà della zampa fuori dalla balaustra. Vola, miagolò Zorba, allungando una zampa e toccandola appena. Fortunata scomparve alla vista, e l'umano e il gatto temettero il peggio. Era caduto giù come un sasso. Col fiato sospeso, si affacciarono alla balaustra. E allora la videro che batteva le ali, sorvolando il parcheggio, e poi seguirono il suo volo in alto, molto più in alto della banderuola dorata che corona la singolare bellezza di San Michele. Fortunata volava solitaria nelle notti di Amburgo. Si allontanava battendo le ali con energia fino a sorvolare le gru del porto, gli alberi delle barche, e subito dopo tornava indietro, planando, sorvolando, girando più volte attorno al campanile della chiesa. Volo, Zorba! So volare! Strideva euforica dal vasto cielo grigio. L'umano accarezzò il dorso del gatto. Bene, gatto, ci siamo riusciti. Sì. Sull'orlo del baratro ha capito la cosa più importante. Ah sì? E che cosa ha capito? Chiese l'umano a Zorba. Che vola solo chi osa farlo, miagolò Zorba. Immagino che tu adesso preferisca stare da solo. Ti aspetto giù, lo salutò l'umano. Zorba rimase a contemplare la gabbianella finché non seppe più se era pioggia o erano lacrime. Le gocce che annebbiavano i suoi occhi, gialli di gatto nero del porto. Che bella storia. Alla fine, un gatto insieme ad un umano speciale, hanno insegnato a una gabbiana a volare. Un bel messaggio. Tutti possiamo volare. Anche se non abbiamo le ali, possiamo volare con la fantasia, possiamo volare con le parole, possiamo volare con il coraggio. Ricordatevelo sempre, ragazzi, questo è un insegnamento importantissimo. Ricordatevelo sempre, vi servirà.
Io vi abbraccio. Qui finisce la nostra storia. Ma aspettatemi, perché non è ancora finito il nostro appuntamento con voi. Tutto chiaro? Ci vediamo tra un po'. Ciao. Oggi che cosa dobbiamo fare? Abbiamo finito la storia. Abbiamo, nel primo incontro abbiamo fatto la gabbiana che vola. Nel secondo abbiamo fatto la piccola fortunata che nasce dall'uovo. Oggi dobbiamo fare l'altro grande personaggio di questa storia, che è Zorba, il gatto nero. Ma cosa ci servirà? Un foglio da disegno. Dei colori. Delle matite. Tutto l'occorrente per il disegno. Però voi sapete che tutte le volte io metto un oggetto particolare. Tadam! Del filo nero. Cosa ci servirà il filo nero? Adesso lo vedremo. Con della colla. Per prima cosa dobbiamo disegnare Zorba, il gatto. Non vi insegnerò a disegnare un gatto perché noi abbiamo la cosa più importante che ci serve per volare, che è la fantasia. Quindi ognuno di noi disegnerà un gatto come vuole, come crede. Quindi adesso si disegna il gatto. Una volta che abbiamo disegnato il gatto, vi faccio vedere dove utilizzeremo il nostro oggetto magico di oggi. Quindi, pronti a disegnare? Ci rivediamo tra un po'. Allora, in questo momento io ho disegnato il mio gatto Zorba. Ve lo faccio vedere. L'ho fatto così. Spero che vi piaccia. Vedete, io qui ho lasciato uno spazio bianco perché dopo ho deciso di metterci la mia fortunata di fianco una volta finito. Io, come vi dicevo prima, il disegno deve essere libero. Ognuno di noi deve disegnare il gatto che vuole, come vuole, però con solo due indizi: il gatto deve essere nero e gli occhi sono gialli. Il resto fate come volete, disegnate quello che volete. Dobbiamo inserire adesso il nostro elemento magico. Vedete qui sul muso. Io ho fatto i puntini neri. Che cosa manca a questo gatto? La cosa più importante. I baffi. Glieli facciamo? Pronti. Allora, prendiamo il nostro filo e dobbiamo tagliarne dei pezzettini. Prendiamo le forbici. Facciamo tanti pezzettini. Anche se sono diversi è meglio, uno un po' più lungo, uno un po' più corto, non c'è problema. 2, 3, 4. Quattro, cinque e sei, facciamo sei, dai, sei. Ecco. Vedete? Li metto qui, così li vediamo tutti. Premiamo la nostra mitica colla. Poi, un filo alla volta, prendiamo, e lo passiamo sulla nostra colla. Perché deve essere incollato tutto. Più volte, senza spingere troppo. Poi, mettiamo il nostro filo sopra ai nostri puntini neri e lo attacchiamo.
come vogliamo, in su, in giù, come vogliamo. Se sta poco attaccato, ci mettiamo un po' più di colla. L'importante è che la colla sia di più da dove viene attaccato, così gli altri sono un po' mobili. Prendiamo questo, ne prendiamo un altro, ho detto che ne facciamo. Tre da una parte e tre dall'altra. Prendiamo il nostro filo. Passiamo la colla. Attacchiamo bene la parte che vogliamo mettere attaccato al muso. Guardate che carino. Guardate che carino. Ne prendiamo un altro. Lo passiamo nella colla. Mettiamo centrale questo, eh? Ecco, guardate che carino. Poi facciamo la stessa cosa dall'altra parte. Facciamo la stessa cosa dall'altra parte. Attacchiamo bene la base. Passiamo la colla su tutto il nostro filo di cotone nero. E attacchiamo bene la parte della base. E questo lo mettiamo così. Facciamo la stessa cosa di qua. Ecco. Guardate. Guardate che carino. Guardate, vedete i fili? Abbiamo fatto i baffi al nostro gattone Zorba. Ragazzi, è stato un piacere stare in vostra compagnia. Mi raccomando, mi piacerebbe tanto vedere tutti i vostri gattoni. Disegnate e magari mandateli. Mandateli, c'è scritto tutto. Mi piacerebbe davvero vedere tutti i vostri gatti, con la speranza che quello che vi ho letto vi sia piaciuto. Io vi saluto, vi abbraccio tutti virtualmente perché non ci si può abbracciare ancora per un po', e a presto da Alessandro Ramin e la sua Sofia. Ciao!